questi giorni, la beatificazione di Carlo, è vissuto. È difficile non essere emozionati da questo. Portiamo nel cuore questa esperienza così forte, così bella, come quella che abbiamo assistito e vissuto qui ad Assisi. In questo luogo sono state grandi grazie, ci saranno ancora grandi grazie, portiamolo nel cuore. Abbiamo visto, è vero, il corpo di Carlo, ma la grazia non smette di operare, anzi la nostra fede deve andare veramente. Se questo è stato un aiuto per iniziare un percorso, certamente noi adesso dobbiamo impegnarci a mantenerlo. Per le confessioni, la Chiesa piena per quello che ovviamente poteva contenere, per il Santo Rosario, tutti i giorni, le Sante Messe e le varie celebrazioni veramente vissute con grande intensità. Abbiamo visto giovani, abbiamo visto giovanissimi, abbiamo visto famiglie, abbiamo visto sacerdoti, ordini religiosi, abbiamo visto vescovi, tutti sono passati davanti alla tomba di Carlo. Questo ci lascia davvero con una grande domanda: perché? L'abbiamo detto prima, forse la sua semplicità, forse perché è un ragazzo dei nostri tempi e nella sua semplicità ci ha indicato Gesù e Eucarestia. Lui è qui. Gesù è qui. Cercate Gesù. Cercatelo nel Santissimo Sacramento. Questo Carlo lo aveva capito molto, molto bene. E non si dava pace quando pensava che negli stadi c'erano le code, per i concerti c'erano code. Vescovo, e davanti a Gesù si sta avvicinando, solenne della chiusura. Stiamo vivendo in diretta. Mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo ha reso esempio per i giovani e testimone di misericordia verso i poveri. Concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli di cammino. Per Cristo nostro Signore. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Vivendo la diretta, accompagnate dai canti, momento solenne, davvero emozionante. Per noi che siamo qui, ma per tutti coloro che in questi giorni hanno ricevuto la grazia per mezzo di Cristo. Ecco le ultime immagini, vediamo il volto del Beato Carlo Acutis. Ringraziamo Dio per questo momento di grazia. E chiediamo al Signore di darci la forza di proseguire il percorso iniziato, così come fece Carlo, che giovanissimo intuì la bellezza di incontrare Gesù vivo nella Santa Eucaristia. in questi giorni un'esperienza forse anche bella da condividere, personale, in cui un sacerdote ci disse: abituatevi a vivere la bellezza di Dio, perché siamo destinati a quella. Ecco, viene in mente proprio questo, dopo aver vissuto questo periodo così intensamente bello di grazia qui della spogliazione, in occasione della beatificazione di Carlo Acutis. Ecco, adesso continuano i momento emozionante della chiusura. Grazie per tutto quello che in questi giorni è avvenuto per mezzo tuo, e ringraziamo il Signore e lodate per tutto il Signore. Ed ecco che parte l'applauso anche all'interno del santuario della spogliazione, per indicare il ringraziamento al Beato Carlo Acutis. Soltanto una rivedere. La bellezza di Dio. Soltanto una rivedere. La invito a continuare a tenere in cuore tutto quello che di bello abbiamo vissuto in questi giorni, che continueremo, grazie a Dio, a vivere nei prossimi giorni. Queste stupende immagini, vediamo, ecco, stiamo vedendo l'immagine della chiusura, Padre Carlos in preghiera davanti. Alla tomba di Carlo. Le nostre telecamere resteranno come sempre davanti a collegati a Carlo, e vi invitiamo a continuare la preghiera che è stata sempre fatta in questi giorni. Continuiamo a percorrere questa strada che Carlo ci ha indicato. Sono immagini che faranno il giro del mondo, così come l'apertura, in questo momento siamo collegati anche con l'altra parte del continente che in diretta ha seguito questo momento di grande grazia qui ad Assisi. Sono le ultime immagini. Continuiamo ancora, ecco, per ancora pochi minuti. Vi lasciamo vivere ancora questi momenti di grazia. Beato Carlo. Bene, ecco le ultime immagini e su queste noi vi ringraziamo. Vi ringraziamo per essere stati con noi di Maria Vision per tutto questo periodo, ma appunto proprio per questo, anche perché continuiamo, anzi più di prima, a pregare. La chiusura è stata necessaria per il Covid, ma continuerà. Continueremo a restare collegati sempre sulla sua tomba, continuiamo la preghiera, continuiamo quello che abbiamo già iniziato, questo momento di grande grazia. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver vissuto di Carlo Acutis. E Dio vi benedica tutti e grazie per essere stati con noi.